Rapina in pieno centro a Lecce e malviventi in azione nella tarda serata di ieri. Circa 100.000 euro tra denaro contante e gioielli. Il bottino arraffato ai danni della gioielleria Charmant in via Imperatore Adriano. In due a bordo di una Fiat Punto sono piombati davanti al negozio minacciando il titolare e una commessa. Il primo legato e imbavagliato, la seconda minacciata con un'arma. Nonostante gli attimi concitati, il titolare del negozio è riuscito, approfittando di un momento di distrazione dei malviventi, a far partire l'allarme. Nel giro di poco tempo è giunto un vigilante che è entrato nella gioielleria è stato letteralmente assalito e picchiato. I malviventi si sono poi dati alla fuga con l'arma del malcapitato. La vettura, secondo i primi accertamenti condotti sulla targa, risulterebbe rubata a Brindisi. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Lecce. Forconi, proteste ancora in atto a Lecce e striscioni all'ingresso della città e davanti Equitalia. Se nel centro-nord d'Italia la protesta di chi vuole dire basta sta provocando scontri non indifferenti anche con le forze di polizia, in Puglia la situazione appare più mite, ma pur sempre da tenere sotto controllo. Nel pomeriggio di ieri la zona industriale di Molfetta è stata presa di mira dai manifestanti e molte aziende sono state costrette ad ordinare l'evacuazione dei dipendenti. Rallentamenti su strade e autostrade continuano a procurare disagio agli automobilisti e massicci sono ancora i presidi sulle strade di accesso ai caselli della A14 ad Andria, Canosa e Cerignola. A Lecce la protesta non sembra contare molti aderenti, ma qualche manifestante persiste all'imbocco della città in presidio presso la rotatoria su cui campeggia la scultura di Ercole Pignatelli all'altezza del Grand Hotel Tiziano. Si sono ritrovati ieri pomeriggio al comunale di Squinzano i giallorossi per riprendere la preparazione che li porterà alla gara casalinga di domenica prossima contro il Pisa. In allenamento si è rivisto Bellazzini, rientrato in Salento, che ha svolto differenziato insieme a Ferrera Pinto, Sacillotto e Bencivenga. Hanno lavorato a parte anche Martinez a causa di una contusione alla spalla destra e Papini alle prese con una lombalgia. Oggi si è svolto un allenamento mattutino al Via del Mare, nel pomeriggio invece trasferimento a Squinzano.